Spinelli. Se sei stanco di sparare i soliti bersagli e vuoi continuare a sparare con un fucile Benelli, puoi inventare nuovi bersagli, centrando i bossoli esplosi che vengono espulsi dal tuo Benelli. Ecco, io sparo al mio ultimo piattello. Ed ecco come inventare nuovi bersagli a cui sparare con il tuo fucile Benelli. Una cosa interessante del Benelli è che non è necessario essere un buon tiratore, perché il fucile Benelli sembra fare tutto da solo. Ora guardate che ve lo dimostro. Puoi sparare con il fucile diritto. Puoi sparare con il fucile capovolto. Puoi sparare con il fucile dietro la schiena. Capovolto da sopra la testa. O due bersagli con il fucile capovolto da sopra la testa. E questo è il modo con cui il Benelli è in grado di sparare con grande facilità, quasi da solo. Quando sono venuto in Italia, a Gino e Sandro piaceva portarmi spesso a giocare a golf. Io non so molto a proposito del gioco del golf, ma so che occorre abilità e precisione per essere dei professionisti. Ora vi mostro come si può deviare a destra, da professionista, una palla da golf con il tuo fucile Benelli. Avete visto che è andata a destra? Ora la farò deviare a sinistra. Ed infatti è andata a sinistra. Ora manderò la palla dritta verso il prato. Così, con il Benelli. Ora, Gino e Sandro, quando sono arrivati al prato, mi fanno diventare sempre nervoso, perché mi chiedono cosa potrei fare con il mio Benelli. Bene, non posso fare molto, ma ora vi mostro come si manda in buca una palla. Ora vi mostro un esercizio che i tiratori professionisti non sempre fanno. Lancerò in aria due piattelli, ne colpirò uno e quindi farò scoppiare in basso i due palloncini con due colpi separati. Ed infine cercherò di colpire anche l'ultimo piattello prima che tocchi terra. Quando hai un buon Benelli per le mani, puoi trovarti nelle condizioni di dover sparare in molti modi diversi e nelle più disparate circostanze. Con il fucile scarico, mi metto in bocca una cartuccia. Prendo un piattello e lo tiro dietro le spalle. Carico e colpisco in questo modo. Se vogliamo fare le cose più difficili, metto una cartuccia sulla tavola. Con il fucile completamente scarico, prendo un bersaglio e lo lancio dietro le spalle. Poi lo colpisco in questo modo. Se vogliamo fare una cosa ancora più difficile, con il fucile sempre completamente scarico, metto ancora una cartuccia in bocca. Prendo un piattello, tengo il fucile così, lancio il fucile, poi lancio il bersaglio, riprendo al volo il fucile, lo carico e colpisco. Questo è quello che si può fare di veramente buono con un fucile Benelli. Quando usi un Benelli, puoi sparare in tutti i modi in cui lo desideri. Questo è un fucile che amo particolarmente perché mi consente di fare cose che non ho mai fatto con altre armi. Posso sparare lanciando un bersaglio da sopra le spalle, in questo modo. O verso sinistra, così. O verso destra, così. O due piattelli da dietro le spalle. O due verso destra. Questi sono i modi con cui puoi sparare con un Benelli. Se ora vogliamo vedere come sia facile sparare con un fucile Benelli, aumentiamo la velocità di fuoco e vediamo quanto sia realmente veloce questo fucile. Qui ci sono due piattelli e vediamo con quale rapidità posso colpirli con il mio Benelli. Quello che abbiamo fatto con due, vediamo di farlo con tre bersagli. Ora ricarico il mio Benelli e vediamo di eseguire il tiro con tre piattelli.
E questi erano tre bersagli centrali. Facciamo ora la stessa cosa con quattro piattelli. Carico il Benelli con quattro cartucce e prendo quattro piattelli. Ecco quattro centri con il mio fucile Benelli. Ora quello che abbiamo fatto con quattro, riusciremo a farlo anche con cinque. Metto cinque cartucce nel fucile, prendo cinque piattelli ed ecco qui. Cinque centri per il mio Benelli. Quello che avete visto fare con cinque bersagli, posso certamente farlo anche con sei. Ed allora passiamo direttamente a sette. Cercherò di colpire sette piattelli con il mio Benelli. Prendo sette piattelli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ed ecco sette piattelli. Ancora sette centri con il mio Benelli. Ho appena fatto sette centri con il mio fucile Benelli ed allora cercherò di colpire otto piattelli con otto colpi separati. Ora che ho fatto otto centri, cercherò di battere con l'aiuto del mio fucile Benelli il record mondiale con nove piattelli, centrandoli ognuno con nove colpi separati. There's the whipping cream. Oh, no. Oh, shit.